La telenovela sul futuro di Elena Pietrini continua e questa volta potrebbero esserci nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Elena. Il mondo della pallavolo italiana è in fermento per quanto riguarda il trasferimento di Elena Pietrini per l'anno prossimo. Ormai si dà quasi per certo che Novara è esclusa dalla prestigiosa competizione Champions League. Questo evento non solo ha deluso un po' i tifosi di Novara, che però sono pronti a rifarsi con l'inizio dei playoff, ma ha anche avuto un impatto significativo sul mercato dei trasferimenti, con particolare riguardo alla possibile destinazione, appunto, di Elena Pietrini. Le recenti sconfitte dell'Igor Novara, che hanno praticamente escluso la squadra dalla corsa per la qualificazione di Champions League, hanno creato un'improvvisa svolta nei piani di mercato. Novara, tradizionalmente una delle squadre più competitive e ambiziose del panorama nazionale ed europeo, si trova ora a dover affrontare una nuova realtà. Questo cambiamento di scenario ha inevitabilmente influenzato la trattativa per l'acquisizione di Elena Pietrini. Inizialmente, la presenza di Novara nel torneo europeo rappresentava una possibile alternativa per la giovane e talentuosa giocatrice azzurra, che, dopo aver visto saltare la trattativa con Conegliano, stava trattando per non tornare a Scandicci e quindi una delle destinazioni papabili per Elena poteva essere Novara. Tuttavia, con l'uscita di Novara dalla competizione della CIEV Champions League, Milano si trova ora in una posizione privilegiata, senza rivali nel perseguire l'ingaggio di Pietrini, siccome gli può garantire l'accesso alla CIEV Champions League per il prossimo anno. Elena Pietrini, una delle stelle più brillanti della pallavolo italiana, ha attirato l'attenzione grazie alle sue prestazioni di alto livello e al suo potenziale ancora inesplorato, che sta venendo fuori grazie alla cura dell'esperto Zoran Terzic, che in Russia sta dimostrando che Elena può ancora migliorare e lo sta facendo. Questa situazione presenta quindi un'opportunità unica per Verovalle Milano, che potrà così rinforzare la propria squadra, con l'aggiunta di un talento eccezionale come Pietrini. La prospettiva quindi di vederla indossare la maglia della squadra del capoluogo lombardo suscita grande entusiasmo tra i tifosi e permette di dare una svolta positiva al mercato di Verovalle Milano. Quindi, ricapitolando, dopo un primo affiancamento di Elena Conegliano saltato a causa degli attriti tra Conegliano e Scandicci, si era inserita nella trattativa Novara, che però, vedendosi posizionata al quinto posto, non avrà l'accesso alla Champions League, cosa molto complicata se si vuole convincere Elena a trasferirsi a Novara. Ecco che quindi Verovalle Milano ha la possibilità di offrire un'ottima alternativa a Novara, in quanto ricordiamo che Pietrini storce molto il naso per il suo ritorno a Scandicci, dove sia con la società che con il gruppo ha avuto parecchi attriti che l'hanno portata a trasferirsi in Russia, dove alla corte di Zoran Terzic sta facendo veramente dei miglioramenti molto molto importanti. Staremo a vedere quindi questa telenovela come andrà a finire.